È come il cielo, no? E noi guardiamo il cielo e tante stelle, ma quando viene il sole al mattino con tanta luce, le stelle non si vedono. E così è la misericordia di Dio, una grande luce di amore, di tenerezza. Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza, carezzando le nostre ferite di peccato. C'è una domanda che mi viene dopo aver ridetto ancora una volta il duplice elenco delle opere di misericordia corporali e spirituali, ma non c'è spazio per la penitenza, perché la sottolineatura particolare di queste opere riguarda il periodo quaresimale, ma il problema a questo punto allora diventa un interrogativo, ma dove, che posto ha la penitenza? Penitenza ha un posto comunque sempre, perché l'opera di misericordia che cos'è in definitiva se non un accogliere l'altro, accoglierlo come ospite amato, accoglierlo in nome di una comunione profonda. Ciascuno di noi leggendo queste opere si trova di fronte a uno specchio nel quale può ritrovare la propria identità e la capacità di viverla in continuità anche nei gesti più semplici, più umili della giornata, come pure, direi in particolare quando sarà il momento, con le opere che, per così dire, sono particolarmente impegnative e che esigono coraggio, che esigono audacia, che esigono anche la forza della rivoluzione. Rivoluzione, perché è il senso ultimo della nostra vita, vivere secondo le opere di misericordia corporale e spirituale vuol dire vivere una vita davvero nuova, una vita cambiata rispetto al passato, proprio perché a guidare ogni nostro pensiero, sentimento, scelta, azione, a guidare tutto questo non è un semplice valore umano, ma il valore stesso di Dio, che è la misericordia fatta carne in Cristo Gesù. Noi siamo veramente discepoli del Signore quando queste opere di misericordia corporali e spirituali entrano nel nostro vissuto quotidiano.